Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro penultimo video! Io sono Xyuder e io sono Pami e oggi ragazzi, anche oggi stiamo facendo un paio di partitozzi in 2v2, lo sapete ragazzi, questi sono video speciali che vi abbiamo voluto regalare per questo periodo che noi siamo in vacanza, non ci siamo, non sapremo in realtà se stiamo andando in live o no, in quanto li abbiamo pre-registrati ragazzi, come abbiamo già appurato da un paio di giorni a questa parte. Ma l'unico, se andiamo in live non li mettiamo questi, che ragionamento? No, li mettiamo lo stesso, no. Sì, e sì. Allora io non faccio più la live e dagli 3 video al giorno. Ma sì, no, lasciagli ragazzi, no, che sono contenti. No, e allora stavo dicendo ragazzi, da 2 giorni a questa parte abbiamo appurato che l'unico modo per poter affrontare al meglio le 2v2 con la Pami è quella di creare dei deck che possano supportare al 200% il suo gigante, visto che è una carta che riesce a giocare in maniera veramente eccezionale, più che altro perché ce l'ha al 10. Quindi ragazzi, oggi questo è il quinto, il deck nella posizione numero 5, il deck che vi voglio proporre oggi ragazzi, formato da Ogrider, palla di fuoco, tronco, fuorilegge, zap, mago, zap, peccone e drago, inferno. Mentre tu, amore mio, con che deck giocherai? Un po' particolare vedo. Gigante. Buono. Tesla. Tesla. Quello di ghiaccio. Quello di ghiaccio. Potrebbe essere qualsiasi arcieri, cosa. Gli arcieri. Gli sgherri. Buono. Le doppie streghe. Le doppie streghe. E la zap. Super cattiva la Pami con questo deck ragazzi. Molto molto aggressivo, direi molto molto aggressivo. Vediamo se riusciamo a mandarmi una bella amichevole che andiamo a giocarcela ancora insieme. Sono molto concentrato oggi ragazzi. Sono molto concentrato oggi. Sono convinto che possiamo fare il miracolo. E il miracolo sarebbe dire vincerne 2 di fila. Vediamo se ci ho visto giusto. Buona fortuna Luiz Clash. Buona fortuna Cacao. Ok, vediamo un pochettino. Io apro subito con un drago inferno sulla sinistra, cattivissimo. Vediamo subito il giant per la Pami, ragazzi. E mastino napoletano. Qua hai la Tesla, per fortuna, per il mastino napoletano. Vediamo un pochettino che cosa fare. Loro giocano una strega. Io vado con uno grider molto spostato per andare a deviare un pochettino le loro giocate. Ok, la Tesla ci può stare. Ci mettiamo un bel peccone anche sopra, che tira giù il boscaiolo. Purtroppo accentua l'attacco dei dei loro cosi. Benissimo, la Tesla che ovviamente non va sul mastino ma va sui come si dice, sugli sgherri, e quindi niente da fare. Qua viene tirata giù la Tesla. Andiamo con un mago zap sopra, vediamo se ha senso la... Che cosa? Il mastino, sì sì, lo tiri giù anche con gli sgherrini, assolutamente hai ragione, come darti torto. Andiamo a tirare un bel tronco sulle guardie, così togliamo il loro scudo e possiamo anche danneggiare la torre di là in alto a destra, che rimane a 1424. La giocata sembra veramente giusta, sembra veramente giusta. Dobbiamo solo concentrarci e portarci a casa i trofei. Subito l'apertura cattivissima con il giant, andiamo a togliere subito quella lapide che dà fastidio e quell'arco. Ma vanno sul giant, ci sta che va sul giant, perché noi possiamo in questo modo bruciarci lo sgherrone. Brava, brava, bravissima, bravissima, bravissima. Andiamo a bruciarci l'arco, andiamo a bruciarci l'arco. Non so se ci riusciamo, non so se ci riusciamo. No, 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 lascia perdere di là, lascia perdere. È l'arco il problema, non la strega. Lo so che non è niente, lo so, immaginavo. Riusciamo a deviare un attimo la strega, bene la fuorilegge, bene la fuorilegge. Ok, 868, 1394. Stiamo ancora un istante, giù col suino ragazzi, vai che è ripartito. Lascia stare le guardie, lasciale stare. Tieni la zap. No, tieni per il mastino quella zap lì, quella Tesla lì. Dai, meno male, hai fatto fuori le guardie. Ci sta. Orco Giuda, cattivissima la Pami con il giant centrale. Io vado col peccone a dire. Brava, belli quegli sgherri, quelli fanno male. Oh, non avevo visto la torre inferno. No, niente, è andato anche il pecca. 40 secondi, dobbiamo proteggere la torre di destra. Ma dobbiamo proteggere la torre di destra, dovrebbero giocare l'arco loro. Giocano un mastino là in fondo, quello me lo potrei anche pigliare io con il mio drago inferno. Brava, sì. Sei un gigante, mettilo subito a destra perché dovrebbero giocare un arco. Non ce l'hai, fallo arrivare. Cazzo, l'ha messo di qua. Eccezionale la giocata, molto super, ci stanno colpendo di nuovo. 1500, sì, mettigliela. Vediamo se riusciamo a fare un retarget con l'arco, 593, mamma mia che difesa, vediamo se non hanno razioni strane o cose ambigue. No, amo niente giant, figa, stanno attaccando qua, mancano 4 secondi, 2, 1,
Mamma mia, siamo riusciti a vincerla per il rotto della cuffia, amore mio, dammi questo cinquazzo. La prima è vero che è stata una sudata questa qua, esatto. Se loro stanno per colpire non puoi andare in attacco, devi giocare in difesa sulla torre ovviamente. Io non ho visto che la torre era così bassa. Fa niente. Perché a te capita che non le vedi. Vigliacca, se mi capita quando mi scamo gli O'Grider violenti. Vai, amo. Mandami un'altra bellissima amichevole che sembra che stia andando bene, ragazzi. Sembra che stia andando bene, vediamo se riusciamo a fare l'unplane, a vincerne due. Intanto vi ricordo, super pollicioni in su se vi piacciono questi video, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, anche la Pami ve lo fa vedere, ragazzi. Allora io partirei subito dietro col Pekka, così proprio molto tranquillamente, Pecconi dietro che dà sempre fastidio. Loro aprono con moschettiere e strega notturna e tu addirittura azzardi a mettere un gigante dietro al Pekka. Ok, bella quella Tesla, quella mi è piaciuta, come mi piace questa Fireball anche, che fa parecchio male. Andiamo a fare proprio così, perfetto, andiamo a fare anche così, dai dai, brava, belli belli, qua facciamo male, amo, qua facciamo Orco Giuda, non gli hanno fatto assolutamente niente, vai 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 vai, proteggi il giant, brutti quelli, sono brava, bravissima bravissima, grande grande grande, andiamo col suino, allora, dai giant, tiraglielo giù, gliel'ha tirato giù, non ce l'hai più Zap, no, giustamente l'hai appena giocata, 2668, c'è ancora il mago di ghiaccio, ragazzi, che può andare anche di là, lascia pure, non più di tanto, abbiamo il mago elettrico, vai tranquilla che ci ha fatto meno male di quanto pensassi. Minchia, hanno la strega notturna al 3 questi qua, vabbè. Non ti fa paura la strega notturna al 3? Un pochino. Ripartiamo sempre da dietro, carica tutto il mana che puoi per poi giocare dietro la nostra torre di destra. Vai, quando sei pronta, 10 di mana, gioca qualcosa dietro la torre di destra. Attenzione ancora, io sto caricando. Ok, il Giant ci sta. Quindi io ci metto un bel Drago Inferno dietro, vediamo se lo protegge o comunque se va sul suo Giant. Troppo presto per tirare la Fireball. Giusto invece la giocata per mettere un Peccone. E eccolo lì il Peccone che ci sta. Vai Peccone. Fireball per lo... Brava, bella quella Tesla, mi è piaciuta tanto. Bravissima, guarda come se ne va il suo Giant, il loro Giant, avanti ancora, vediamo se riusciamo a proteggere il Drago Inferno, vediamo se riusciamo, non credo sinceramente. Va bene, 2652, hanno giocato un O'Grider che va sulla Tesla, che figo, che va sulla... Mamma, quanto l'abbiamo fermato, siamo sopra, peccato che ci hanno colpito con questa Fireball, non siamo più sopra. No, bisogna far entrare quel moschettiere, devi farli entrare, assolutamente. Oh, cacchio. Ok, adesso vai così, boom, super fireball, bella quella Tesla, dov'è che hai imparato a giocare così le Tesla? Io la giocavo la Tesla. Ma veramente? Prima giocavo i match, quando ho iniziato avevo, non vedi che la Tesla solo al 10, perché io le carte potenziate perché le usavo una volta. Ah, ho capito, non possiamo fare niente, quindi continuiamo a subire danni, sì, mi sa che hai ragione, facciamoli entrare, aspetta. Fagli entrare, poi ci mettiamo un bel Peccone. Io devo caricare il mana, adesso ci devo pensare. Ci penso io, tu carica, che qua gli metto un Drago Inferno. Dai, siamo pronti, amo, possiamo vincerla, parto con l'O'Grider. La possiamo vincere, amo. Vai con l'O'Grider davanti. Metti truppe aeree se ce li hai, bene la zap. Non so se ce la facciamo, no, direi proprio di no, non abbiamo fatto praticamente nulla. Però il Peccone era ancora safe, un bello stregone elettrico dietro. Sì, no, sotto gli arcieri, non così indietro, sotto lo stregone. E devono andare in attacco adesso, dobbiamo attaccare tutto, dai che c'è il coso al 10. 1100, 872, si è andavanti adesso. Siamo davanti, aspettiamo ancora un attimo, ci sono gli... Perfetto. Riparto con l'O'Grider. Metti gli arcieri sotto il ponte se ce li hai, Non ce li ho. Ok, no problem. No, non la metto. Perché? Fa niente, così. Tesla è a caso. Ah, per tenerla per la difesa. Beh, intanto sembrerebbe buona la giocata perché ha fatto male. Sì, gigante davanti alla torre assolutamente. No, davanti alla torre. Vabbè, fa niente. Andiamo con lo stregone elettrico, dai che ce la facciamo. Ah, abbiamo pareggiato, ero pronto. Pareggiato. Vabbè, una vinta e una pareggiata non è male, non dai. Meno male. Bello questo deck. Quindi, ragazzi, avete visto anche questi due deck che sembravano girare bene. Vi faccio rivedere per l'ultima volta il mio, ragazzi. Questa era la nona puntata dedicata alle 2v2 giocate. No, se stiamo giocando sul quinto deck era 10. No, è la nona, credimi. Perché dobbiamo farne ancora un'altra per domani. Oggi è il nono giorno.
Eh sì, è il nono giorno oggi, è giusto. Domani ne avranno un altro, la PA mi dice di no. Ah, no? Se il quinto deck sono 5 più 5 fa 10 a casa mia. Ma noi siamo al numero 9. Comunque, ragazzi... perché stiamo giocando sul quinto deck se sono in fila? Io non sono sul quinto deck, sinceramente, ne stavo sapendo che erano in fila. Sono sul quinto, ma non li ho fatti in fila. Li ho fatti... Io, sì, controlla. Allora dopo controllo. Ciao, e qui... ragazzi! Ciao ragazzi, grazie per averci guardato anche oggi. Pollicioni in su e iscrivetevi. Ciao!